Verona, alle mie spalle l'Arena. Questa sera ci attende una bellissima serata al Teatro Ristori, una serata di solidarietà. Beatrice con Paolo Vallesi, beh, in questi casi è sempre difficile presentare un ospite come te, perché alla fine della fiera tutti sanno chi sei e la tua musica è stata colonna sonora nella vita di quasi tutti noi, dico quasi perché c'è qualche anche più giovincello che si sta approcciando al mondo della musica. Senti, premio Beatrice, un premio davvero molto importante, ti sei seduto lì a quel pianoforte e hai fatto esplodere una sala. Beh, sono stato facilitato con una sala così calorosa, accogliente, e io sono legato al premio Beatrice perché la prima volta che ho fatto nel 2013 era il teatro era completamente diverso. 10 anni ne ha fatta di strada, è diventato grande con dei grandissimi ospiti, un piacere ancora esserci, è un piacere aver contribuito a una serata che si annuncia veramente bella. Sempre qui dal Teatro di Verona per il premio Beatrice, un ospite davvero molto importante, lei è la signora Margherita, la mamma di Nadia Tofa, lei è portavoce di un messaggio davvero molto importante, con una grande energia e una grande forza. Margherita, secondo anno, quest'anno diciamo un pochettino sotto un altro aspetto, l'anno scorso era dedicato a Nadia, quest'anno comunque sempre ospite qui, sempre pronta per continuare a chiedere. Sempre. Non smetterò mai, me l'ha chiesto Nadia, 2 anni sono stata con lei, mi ha preparato queste cose, mi ha lasciato tante cose da fare, mi ha detto mamma io non posso, devo andarmene, non vedi come sono ammalata, tu devi continuare quello che io ti ho lasciato da fare, quello che io ho fatto finora, devi lavorare, raccogliere per gli ultimi, per i poveri, per quelli che non hanno parola. Quello che sto facendo, ho raccolto i suoi testi, ho stampato magliette, mi invento delle cose a volte, si fa di tutto, poi ci sono tante idee che vengono fuori e pian piano siamo riusciti a raccogliere veramente tanti tanti soldi. Ma i soldi comunque servono sempre, la ricerca ha bisogno sempre di figure. La ricerca non ha una lira. La ricerca di malattie rare, la ricerca dei tumori al cervello che dicono che sono rari, mica vero, ha bisogno di tanti soldi. Il neuronavigatore che abbiamo regalato agli ospedali civili di Brescia serve per le operazioni al cervello in maniera che il chirurgo veda sullo schermo dove va a mettere le mani, questa è una cosa importantissima. Siamo qui con Simone Cristicchi e Amara. Beh, so Simone, è un progetto questa sera assieme che vi ha visto questa sera protagonisti, ma non solo qua al Teatro Ristoro, perché sarete in giro per un tour. Sì, esatto, siamo in tournée con Torneremo Ancora, che è un progetto dedicato alla musica mistica di Franco Battiato. È un concerto che abbiamo inventato insieme, che sta avendo un grandissimo successo in tutte le città d'Italia, e siamo felici anche di annunciare che saremo al Teatro Olimpico di Vicenza, che dicono che sia il teatro più bello del mondo, e quindi è un grande onore per noi portare il messaggio di Battiato in questo momento storico che abbiamo davvero bisogno. Assolutamente sì, avere cura della nostra anima, e tu doni sempre il tuo sorriso, il sorriso di Beatrice, perché ti vediamo ogni anno impegnata qui con la famiglia Davoli per questo grande messaggio di solidarietà, insomma, e di aiuto anche alle persone bisognose. Sì, assolutamente, non so, penso che ci siano delle condizioni dove si crea un'empatia, una confidenza, un'amicizia, un affetto, quindi anche se in prima persona pare che non ti riguardi, in verità no, c'è un collegamento, quindi se si può sostenere, se si può aiutare, anche solo con la presenza vicino alle persone che amano, hanno amato e che hanno realizzato questo, è importantissimo per me esserci sempre. La verità, la consapevolezza, noi siamo tutto e siamo niente, siamo il futuro, il passato, il presente.